Adesso è facile, col senno di poi è facile. Io vorrei cominciare dallo stato d'animo di chi veramente non meritava tutto questo, che è il pubblico di Trieste, al quale forse qualcuno avrebbe dovuto chiedere semplicemente scusa ieri, perché gli errori sono figli anche di circostanze che hanno costretto a costruire una squadra senza. Un scusa di Mario Ghiacci ieri sera ci stava. Ma dal mio personale punto di vista, visto che per 18 mesi ho ricoperto anche il ruolo di presidente, la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata questa, chiedere scusa perché è stata una stagione buttata via. Nessuna squadra professionistica in nessuno sport a questi livelli si può permettere di non avere uno specialista esperto di mercato in grado di cogliere opportunità vere che non derivino da favori incrociati a procuratori, da equilibri stabiliti più fuori dal parquet che sul parquet. State dicendo che Mario Ghiacci deve lasciare? Negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone, molto più che in Italia, anzi direi a differenza che in Italia, il manager che fallisce viene sostituito. Per cui io mi aspetto più che un passo indietro da parte di Ghiacci, una presa di posizione molto decisa da parte della proprietà. Tiriamocelo fuori sto nome. Radio Basket dice che Ghiacci ha Diamo. già un accordo con Reggio Emilia, insomma, dopo Sì, mi è girato anche saremmo nei messaggi. probabilmente anche smentiti, ma però diciamo che i rumors. Non credo che sia una cosa intelligente, praticabile, possibile avere una società americana che investa sulla pallacanestro. Parliamo di niente, parliamo di investire il quarto, quinto budget della Serie A, sono 7-8 milioni. Noi abbiamo una società americana che investe per 7-8 milioni? Non ha senso un investimento del genere, è contro le abitudini dei fondi americani, quindi no, questa qui è una fantasia che secondo me è stato un gesto, io l'ho imparato Cioè, verso secondo lei cosa Natale. succede adesso? Perché i proprietari Succede, sono loro. sono venuti a fare i turisti, io non vedo la possibilità seria di un investimento che possa andare al di là di 2, 3, 4 milioni, perché cosa? Poi i proprietari chi sono? Che cosa hanno alle spalle? Che gruppo rappresentano?